Ben ritrovati amici telespettatori. Preoccupa l'escalation di violenza e potremmo dire, senza che la parola possa apparire esagerata, di guerra in Medio Oriente. Ieri tutti i principali quotidiani mettevano in evidenza, alcuni con grande risalto, quello che sta avvenendo in Libano. Cominciamo con il quotidiano Avvenire, che ieri titolava "Fuga dal Libano", era il titolo di testata, e poi nel sommario "I raid di Israele fanno altre 250 vittime, la popolazione scappa dal sud verso la Siria, il convento francescano di Tiro come rifugio, il Papa, fermiamoci finché siamo in tempo", e poi nell'occhiello "Il Fatto", fra le vittime anche un capo di Hezbollah e due operatori di UNHCR ONU, lanciati razzi verso Haifa. E c'è la sintesi di quello che poi è il contenuto degli articoli riportati all'interno in prima pagina, la sintesi breve è questa: ancora massicci bombardamenti sul sud del paese, sono più di 500 i morti in tutto dall'inizio delle operazioni, tra questi 50 bambini. Le forze di difesa israeliane precisano di aver colpito 1600 obiettivi della milizia sciita e di aver dimezzato il potenziale degli ordigni di precisione in dotazione al gruppo, parliamo ovviamente di Hezbollah. Ma più di 100 missili arrivano sulle aree a nord dello Stato ebraico, i civili libanesi cercano di lasciare le aree di scontro con ogni mezzo, per cui lunghe colonne di auto puntano a nord e molti si dirigono verso Homs, città siriana a lungo devastata dall'altra guerra. Ricordiamo che fra Israele e il Libano le guerre vanno avanti dalla fine degli anni 70. Passiamo al Corriere della Sera, anche qui troviamo la notizia con il titolo di testata: "Nuovi raid, fuga dal Libano". Sommario: Israele bombarda, uccisi due operatori umanitari, la Meloni dice no all'escalation. E poi nell'occhiello Tel Aviv, 16 compagnie aeree cancellano i voli, Biden sull'Ucraina dice la guerra di Putin è fallita. Quindi c'è anche una sorta di associazione fra le due guerre più importanti, fra le tante che devastano il pianeta. Le pagine interne sono ricche di articoli sull'argomento della guerra in Medio Oriente, firmate da Di Cristina, Frattini, Gaggi, Guerzoni, Mazza e Olimpio Serafini, ma di questi una sintesi è in prima pagina. Ancora una giornata di raid israeliani sul Libano, continua l'esodo della popolazione dal sud del paese da giorni sotto attacco, ormai sono già decine di migliaia. Durante il bombardamento sono stati uccisi anche due operatori delle Nazioni Unite, sono 16 le compagnie aeree che hanno deciso di cancellare i voli nell'area interessata al conflitto. La premier Giorgia Meloni parla all'Assemblea dell'ONU e sul Libano chiede no all'escalation. E passiamo al quotidiano Il Giornale. In questo caso il titolo è in taglio medio: Hezbollah decapitata, ora Israele prepara l'operazione di terra. Nell'occhiello le bombe sul Libano, si intensifica l'escalation tra Israele ed Hezbollah con una ondata di raid e l'attacco totale da parte di Tel Aviv, ora si ragiona su un attacco terrestre. E concludiamo la rapida rassegna stampa dei quotidiani di ieri, tutti che riportavano in prima pagina l'evoluzione dei raid israeliani sul Libano, con il Fatto Quotidiano, anche qui titolo di testata: Israele devasta pure il Libano, l'allarme per i soldati italiani, missione UNIFIL, sono gli italiani che fanno parte della missione UNIFIL dei caschi blu dell'ONU, che chiaramente si ritrovano in una zona che rischia di diventare zona di guerra, la nuova guerra, e non si escludono attacchi di terra, mentre Guterres dell'ONU dice il mondo non può lasciare che il segretario generale dell'ONU dice il mondo non può lasciare che Beirut diventi un'altra Gaza, uccisi altri 569 civili e 50 bambini, e il capo di Hamas Sinwar fugge vestito da donna.
Questo è un po' il riassunto di quello che i quotidiani ieri ci hanno riproposto come un'ulteriore giornata che sotto il profilo umanitario può apparire crudele, devastante. E adesso noi cercheremo di capire che cosa sta succedendo, perché si è aperto un nuovo fronte di guerra a nord di Israele. Prima, come tutti sappiamo, abbiamo seguito l'evoluzione a partire da quel famoso 7 ottobre, ormai che rimarrà una data indimenticabile. Il conflitto si era limitato nella zona di Gaza, all'improvviso è scoppiato questo nuovo fronte. Per cercare di capire che cosa sta succedendo e che cosa potrebbe ancora succedere, siamo collegati con Roma, dove si trova per noi il professor Sascha De Giovanni, che fa parte del comitato scientifico della rivista Geopolitica. Buongiorno e bentornato dinanzi alle nostre telecamere, sebbene questa volta a distanza, in maniera appunto con un collegamento video. Buongiorno direttore, la ringrazio per l'invito ed è sempre un piacere partecipare. Allora, perché dopo il fronte di Gaza si è aperto un nuovo fronte di guerra nel Libano? Ma allora, lo abbiamo già detto in una precedente occasione in cui abbiamo avuto modo di confrontarci su quanto purtroppo sta avvenendo in Medio Oriente. Noi abbiamo un'area che è storicamente una polveriera, è un'area che da sempre ha messo al centro la guerra arabo-palestinese, attorno alla quale però vi sono una serie di posizionamenti strategici, non solo da parte delle potenze mondiali, quindi in primis gli Stati Uniti, ma nella stessa area noi abbiamo ambizioni geopolitiche ma anche economiche di tanti altri stati che, seppure accomunati dalla stessa matrice religiosa, hanno al loro interno anche dei problemi, una suddivisione, un dualismo storico, anche in questo caso, che vi è tra i sunniti e gli sciiti. Quindi la guerra di appartenenza, la guerra religiosa, si va a intrecciare anche all'interno di questi meccanismi, di queste dinamiche che sono tutte regionali. L'altra volta, ricordo bene, quando ci siamo confrontati, avevamo paventato purtroppo la possibilità che il fronte si potesse espandere, e si è espanso perché si è aperto un nuovo fronte nella parte nord, quindi in Libano, come in tutte le guerre israeliane. Libano ha sempre giocato la sua parte e non ci dimentichiamo che però si sta aprendo un nuovo fronte nella Cisgiordania, che da sempre è rimasta fuori dal conflitto in senso stretto, ma che rischia anche di esplodere in tutta la sua violenza, perché di violenza, lei ha fatto bene a ricordare questo termine, non è sicuramente un abuso, di violenza stiamo parlando, lo ha ricordato anche il Santo Padre, lo ha sottolineato anche il Cardinal Pizzaballa, che è il patriarca dei latini in Gerusalemme, che da ambo le parti, noi abbiamo sempre una visione, come dire, il più possibile imparziale sul conflitto, però vi sono situazioni gravi, di gravi violenze che vengono perpetrate all'interno di questo conflitto da ambo le parti, quindi sia sul fronte israeliano che su quello palestinese. Ecco, sotto l'aspetto esclusivamente formale, Netanyahu ha giustificato questo inizio degli attacchi sul Libano come una sorta di operazione preventiva per colpire i miliziani di Hezbollah e per colpire soprattutto i depositi di armi di Hezbollah, per impedire un attacco che loro ritenevano essere imminente da parte di Hezbollah, di questa organizzazione paramilitare islamista di matrice sciita nei confronti di Israele, una organizzazione paramilitare che poi si è trasformata anche in vero e proprio partito politico. Quindi diciamo che Netanyahu ha invocato la cosiddetta guerra preventiva, come a suo tempo fece Bush in Iraq, ma di fatto tutti i commentatori ritengono che Netanyahu stia cercando, attraverso queste operazioni militari, di guadagnare
con Sensi e pare ci stia riuscendo, cioè il suo partito, ridotto ormai nei sondaggi ai minimi termini, sta risalendo la china. Ma può, è possibile che un uomo solo, un partito solo, le sorti di un uomo e di un partito debbano condizionare le sorti di un'area se non dell'intero pianeta? Beh, Netanyahu lo ha detto più volte, lo ha dichiarato a più riprese, che il suo obiettivo è quello di distruggere completamente, di smobilitare, completamente smilitarizzare, ecco forse il termine più adatto, perché lei ha parlato anche di un apparato militare, Hamas. Quindi fino a quando non avrà ottenuto questo risultato, sembrerebbe non fermarsi. Questo giustifica anche le sue motivazioni, che sono quelle di una guerra che lui definisce preventiva, cioè lui attacca preventivamente con il solo obiettivo di smantellare proprio l'apparato di Hamas. C'è da dire anche su questo che per quanto possano valere i sondaggi, alcune agenzie di sondaggio israeliane parlano di un Netanyahu da un punto di vista proprio del consenso elettorale non proprio ad alti livelli. Circa il 65-70% degli intervistati dichiarano di non volere di non volere questi attacchi preventivi. Quindi sembrerebbe a questo punto che Netanyahu abbia in qualche modo intercettato i voti e il consenso della parte più ortodossa del paese, quindi sia riuscito a catalizzare i voti che provengono dall'ala più ortodossa. Quindi sul piano del consenso io avrei qualche dubbio su questo, quindi sul sostegno agli interventi militari da parte di Netanyahu. Non ci dobbiamo dimenticare però alcuni aspetti fondamentali, perché è vero che la comunità internazionale forse non ha reagito come avrebbe dovuto. Il 25 marzo dell'anno scorso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva approvato una risoluzione per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco. A questa risoluzione noi abbiamo una recentissima riunione, il 18 settembre, dell'Assemblea delle Nazioni Unite, in cui vi è stata una presa di posizione piuttosto forte da parte della comunità internazionale sulla questione medio orientale, e quindi sul ritiro incondizionato di tutte le truppe. Badi bene, direttore. Quando l'Assemblea delle Nazioni Unite parla di ritiro incondizionato, si riferisce non soltanto al fronte su Gaza, quindi alla pressione fortissima che Israele e l'esercito israeliano sta esercitando nella striscia di Gaza, ma si riferisce evidentemente anche alla Cisgiordania, per il timore che possa esserci all'interno di questo territorio ulteriori escalation. Si riferisce a Gerusalemme Est, che non dobbiamo dimenticare, l'esercito militare, il governo israeliano ha annesso illegalmente a sé, e quindi parliamo di più fronti che potrebbero al tempo stesso, ecco lei, adesso io vedo il contributo Sì, grafico, sì. lei ha fatto bene a evidenziarlo, quindi come possiamo vedere noi abbiamo un territorio, quello palestinese, che è completamente diviso e frazionato. Quindi la Cisgiordania è al tempo stesso sotto pressione, sotto il controllo dell'esercito israeliano, e potrebbe subire la stessa sorte della striscia di Gaza, perché all'interno dei territori in cui sono presenti i coloni cominciano ad avvenire i primi scambi tra palestinesi. Quando parlo di scambi parlo di offensive da ambo le parti. Ecco perché non bisogna dimenticare che Israele ha davanti a sé una responsabilità grandissima. È vero che ci sono ancora 101 ostaggi nelle mani di Hamas. Hamas ha dichiarato che al momento non è disponibile ad alcun negoziato. Netanyahu, dall'altra parte, fa lo stesso, dichiara che fino a quando non avrà ottenuto i risultati che aveva preventivamente stabilito, no, non si cesserà. Quindi al momento io credo che sedersi ad un negoziato sia ancora, purtroppo, devo dire con grande rammarico, sia ancora prematuro. I numeri, purtroppo, io metto molto spesso, mi perdonerà direttore, la parola purtroppo, perché sono in qualche modo addolorato di questa situazione, come credo
tutti i suoi ospiti. Lei Certo. rappresenta un emittente che è presente in tanti continenti, quindi porta la voce buona, la voce quella anche del Santo Padre, se vogliamo. Certo, E io lo certo. dico con grande rammarico, e quindi prima ho citato il Cardinal Pizzaballa, ma dovrei ricordare che il Santo Padre non smette mai di far sentire la sua voce, e tutti i giorni non c'è comunicato che non contenga la tristezza e il dolore, la sofferenza del Santo Padre, che io mi permetto di fare anche mia. E di questo parleremo fra pochissimo. Dobbiamo dare per qualche istante la linea alla regia per uno spazio pubblicitario, poi ripartiremo da quella cartina che abbiamo visto poc'anzi. A fra poco. Ecco, vogliamo ripartire da questa cartina. Vedete, in giallo c'è lo Stato di Israele. E vedete come quella parte in rosso in basso sia la striscia di Gaza, dove si è aperto questo nuovo conflitto israelo-palestinese. Adesso invece si è aperto un secondo fronte, vedete il Libano è in alto, quindi un secondo fronte completamente lontano dal primo, completamente diverso dal primo, anche perché, come giustamente ci diceva il nostro ospite che è collegato con noi da Roma, il professor Sascha De Giovanni, che è parte del comitato scientifico della rivista Geopolitica, nelle due realtà, a Gaza e in Libano, ci sono diciamo, formazioni paramilitari, entrambe accomunate da una sorta di avversione verso Israele, ma divise fra loro, e questo impedisce di fare fronte comune anche contro Israele, sia dal credo religioso, dalle interpretazioni circa chi deve essere, diciamo, il punto di riferimento religioso dopo Maometto, divise però soprattutto anche da un altro aspetto, l'incapacità appunto di mettersi insieme. E allora a questo punto ci viene da chiedersi, l'azione dell'8 ottobre che ha determinato questo nuovo fronte di guerra è stata prodotta da Hamas, organizzazione sunnita. Israele ha reagito, però adesso ha aperto un nuovo fronte con Hezbollah che si trova in Libano, sciita. Perché? Lo abbiamo accennato prima. In realtà questa è una guerra che reca con sé varie matrici, varie motivazioni. Una su tutte è la presenza di Israele, che non è gradita evidentemente al mondo arabo. Questo è un dato di fatto. Quindi c'è un odio, un'avversione nei confronti di Israele da parte di tutti. Da quasi tutti, dovremmo dire, gli stati medio orientali. E questo è un dato di fatto. A questa poi si somma l'unità che può arrivare nel mondo islamico delle due componenti sunnita e sciita, che comunque, non vedendo di buon occhio la presenza di Israele, perché non dimentichiamo che Israele rappresenta in Medio Oriente un baluardo della cultura occidentale. Questo è l'aspetto forse preponderante della questione. Nella parte nord Hezbollah, di matrice, lo ha ricordato benissimo lei, direttore, di matrice sciita, che da sempre non gradisce la presenza israeliana, dal lato sud, al confine con l'Egitto, di matrice sunnita, al tempo stesso si fa fronte comune, sempre in favore, in questa solidarietà tutta religiosa, ma anche, se vogliamo, politica, nell'area nei confronti dei palestinesi. Due fronti, il corridoio Filadelfia, controllato e abbandonato prima dall'esercito israeliano per evitare che vi fosse appunto rifornimento di armi nella parte sud. Lei lo ha ricordato benissimo quando ha parlato della striscia di Gaza, il valico di Rafah, da cui provengono con ogni probabilità tutti i sussidi che arrivano, non solo di armi, ma anche di cibo, di altri, di medicinali, che arrivano clandestinamente dal sud. Ricordiamoci che dal 1993, con il trattato di Oslo, Israele si era impegnata ad abbandonare, e lo ha fatto,
quei territori a confine con l'Egitto. La responsabilità dell'Egitto in questo caso è di garantire la sicurezza dell'area, che non sempre riesce, tant'è che lì, lei saprà benissimo, direttore, sono stati scavati molti tunnel, poi anche di recente distrutti dagli interventi, dai raid israeliani. E in uno di questi raid sarebbe avvenuto anche l'assassinio di Sinwar, che sarebbe, come lei ha ricordato, scappato travestito da Da donna, donna. insomma, un po' una spy story Sì. particolare che fa anche sorridere, però dà anche la cifra di quello che è il clima che avvolge quest'area. La parte nord è Hezbollah, come sempre, invio di missili continuamente lanciati al di là del territorio libanese nei confronti di Israele. Il sistema di sicurezza Iron Dome, che nella stragrande maggioranza dei casi protegge gli obiettivi più sensibili, ovviamente selezionando rispetto a quelli meno sensibili, dove evidentemente non c'è popolazione residente, ma c'è un controllo militare che è sia di fa riferimento all'esercito israeliano, sia per quello che può l'esercito italiano, il contingente italiano, che ha, ricordiamo, regole di ingaggio che non sono di tipo belligerante, ma sono semplicemente legate a attività di peacekeeping. Questo è un po' il quadro che è e può esplodere sicuramente il conflitto, perché lì basta una scintilla che può far riaccendere un po' la miccia. Ecco, questo è un territorio, è una polveriera, lo abbiamo detto all'inizio. È tutto quello che vuole sicuramente Hamas e creare il caos, la confusione. D'altronde è un'organizzazione terroristica, ricordiamolo, non ce lo dimentichiamo. Israele però dovrebbe ascoltare il grido di dolore non solo del Santo Padre, ma anche delle istituzioni che sono sovraordinate a questo tipo di attività politica. Ecco, è proprio questo che è l'ultima domanda che volevo farle. Perché Netanyahu non ascolta, oltre agli appelli del Santo Padre, del Cardinale Pizzaballa, anche quelle raccomandazioni, quelle ingiunzioni delle Nazioni Unite, che peraltro sono nell'interesse certamente della popolazione mondiale, di tutta l'area, ma sono anche nell'interesse di Israele. Casomai il conflitto dovesse assumere proporzioni ancora più vaste, a farne le spese saranno, come è avvenuto anche nel recente passato, anche i cittadini israeliani. Davvero, Netanyahu sta giocando col fuoco. Perché non ascolta questi appelli? Semplicemente perché Netanyahu in tutta questa vicenda non ha più nulla da perdere, sa benissimo che il suo futuro politico ormai è già scritto, non avrà altre chance, altre opportunità, sa benissimo che gli stessi israeliani non ripongono più fiducia in lui, non vogliono che si ripresenti, questo sempre per richiamare i sondaggi di cui prima, non si ripresenti alle prossime elezioni. Non ha nulla da perdere, ma l'aspetto più grave che io avevo già, mi pare di ricordare, sottolineato nel nostro precedente incontro, è la pressione che l'Europa e gli USA potrebbero esercitare su Israele. Probabilmente, dico, mi spingo un po' oltre, probabilmente Israele sa benissimo che, seppure non gode del supporto del mondo occidentale, in qualche modo sa benissimo che il mondo occidentale non si schiererebbe mai contro una decisione di Israele. Tenga conto che nell'ultima assemblea delle Nazioni Unite tra i 43 voti astenuti c'era anche quello dell'Italia. Quindi questo la dice lunga su quello che è il pensiero di Netanyahu. Lo abbiamo detto a più riprese, Netanyahu ormai non ha più nulla da perdere. Forse questo, mi permetto di dire, direttore, è l'aspetto più critico di tutta questa vicenda, cioè l'elemento su cui occorrerebbe lavorare per fermare l'escalation, ma soprattutto per fermare una serie di attacchi e di bombardamenti che ad oggi hanno prodotto più di 40.000 morti. Ecco, di 40.000 palestinesi, più di 90.000 feriti, e di questi 90.000 circa il 25% presenteranno invalidità o mutilazioni che si porteranno dietro per tutta la vita, 1.500 israeliani morti, oltre a quelli evidentemente uccisi nel corso del rapimento che lei ha ricordato del 7 ottobre Certo. del 2023.
È una questione piuttosto delicata, però, come si sa, tanto conta la volontà, far capire a Netanyahu magari che non c'è quel sostegno silenzioso da parte del mondo occidentale, forse riporterebbe Netanyahu sulla via del ragionamento, del ravvedimento. Questo forse è l'aspetto più delicato. Allora non ci resta che augurarci che il mondo occidentale prenda posizione in maniera più decisa, più netta in favore della pace e che questa posizione possa indurre Netanyahu a ritenersi meno, tra virgolette, coperto. Sicuramente torneremo con l'evoluzione di quello che sta accadendo in Medio Oriente sull'argomento. Ringraziamo il professor Sascha De Giovanni che certamente spero possa in futuro darci una mano a commentare, auguriamoci, uno scenario diverso, uno scenario che possa aprire le porte ad un percorso di pace. Grazie anche a voi, amici telespettatori, per averci seguito anche oggi.